Un altro però importantissimo personaggio della canzone romana, lo so che è strano, della cultura romana, ma anche della canzone romana, è stato Pierpaolo Pasolini. Sbam! Pierpaolo Pasolini a un certo punto, a modo di divertimento, ha deciso di mettersi in gioco nella canzone che lui chiamava popolare, la canzone pop. E quindi la sua amica Laura Betti, che era una rompiovaglie professionale, gli chiese di scrivere dei testi perché lei potesse fare questa fantastica operazione negli anni 70, credo. Adesso da qualche parte ce l'ho scritto, ma non lo trovo più. Questo spettacolo con gli chiese dei testi che fece musicare una serie di mostri della musica di quell'epoca. Il prossimo brano, per esempio, è stato musicato da Piero Piccioni, cioè parliamo di brani che hanno segnato la nostra memoria. Quando lo attaccherò il brano voi direte: ah, mo ricordo! Prima le ha cantate Laura Betti, che peraltro era marchigiana e che ha eseguito brani quindi di tradizione, che poi sono diventati tradizione romana in maniera esemplare. E poi sono stati cantati dopo da Gabriella Ferri. Noi probabilmente ricordiamo quella versione, ma Laura Betti, vi assicuro, se la trovate, la batte su alcune cose. Pensate che arriva a dire. Quindi, parlando di miseria, di povertà, di temi che sono immanenti e presenti, noi andiamo a parlare di quello che era il proletariato dell'epoca di Pasolini, che era la povertà, le borgate, le mignotte. E quindi ecco qua per tutti noi parole di Pasolini e musica di Piccioni, Cristo al Mandrione. E chi me dentro qua tutta ignuda e frascica fino allo attorno a me che c'è quattro muri zozzi, un tavolo umide, file mesi c'è sei Gesù Cristo che guarda me Lavora